Allora io ho studiato, mi sono preparato, però arrivo in fondo e le cose belle le ho sentite tutte. Stamattina il signor Donato è stato accolto in paradiso perché c'era il Borgo Libreria alle spalle, la cultura e le montagne più belle dell'Appennino in fondo, il territorio, bellezza e cultura. Donato, posso darti del tuo? Allora, Donato ci ha fatto, non so se sentite, io non ho dimestichezza con il megafono e con il microfono. E poi non tolgo la mascherina perché potrei infettare il microfono. L'ha detto Emma Capua, che è un'esperta di queste cose, anche avendo fatto due punture. Allora, io mi avvicino ai centenari, sono felice di essere qua. Donato, qui avevamo un collega, Domenico Lucarelli, che adesso avrebbe avuto quasi 100 anni. Io sono passato prima sopra il cimitero a salutarlo. Domenico Lucarelli ci ha insegnato le cose che abbiamo sentito stamattina, le cose belle, le cose che ci ha detto anche la prof. Bindi. Ci ha insegnato l'amore per il lavoro, per la memoria e per il rispetto. Agli amici della Germania dico che Domenico qui sul Biferno all'imbocco con il Quirino ha seppellito lui un soldato morto tedesco perché i cani andavano a dilaniarlo. Lui l'ha seppellito, poi ha avvisato le autorità e sono venuti a prenderlo. Perché i canadesi che stavano verso Latino Campobasso sparavano di qua, perché di qua c'erano i tedeschi. Donato, questo amico Domenico Lucarelli era nella vigna a fare i bisogni. A un certo punto sente sul muretto, qui al paese, una granata dei canadesi. Bene, ha detto, io non ho più fatto i bisogni e per 10 giorni non è più uscito perché la granata è stata talmente violenta che ha rivoluzionato anche il sistema digestivo. Domenico Lucarelli. Lui amava dire che questa cosa qui serve poco, cioè il megafono, il microfono, la parola. Dice, ai giovani dobbiamo dare l'esempio. E lui andava nelle manifestazioni dei giovani quasi sempre, anche la domenica, per dare l'esempio. Allora io so che Donato si è occupato di pietre. Con Lucarelli ed altri centenari, faccio due nomi, può darsi che li conoscete, Corrado Carano e Ligio Fatica, uno amante dell'arte, uno scultore, abbiamo pensato di portare la pietra in giro per il Molise. Non ho ringraziato la moderatrice, stamattina tra le cose belle c'è questa cosa che l'associazione d'Anchise ha messo insieme tante piccole associazioni e delle persone belle per portare questo messaggio di sinergia, che in Molise è difficile, cioè in Molise noi siamo resti a unirci, noi siamo tutti solisti, poco banda, quindi vengono in bande tutti i tipi. Ritornando a, mi sono dimenticato quello che dovevo dire, Letizia, le pietre. Allora,
noi abbiamo fatto questo lavoro qui, portare in giro le pietre. E poi c'è un regalo per il donato, proprio di pietre, perché lui ha portato in giro il messaggio delle pietre e lo ha fatto molto bene. Nei paesi noi andavamo in giro come gli africani, mettevamo il tappeto e mettevamo le pietre per mostrare in Molise. Siamo andati ad Avagnone, nei vari paesi più importanti, e dicevamo: guardate, il Molise è ricco di anzianità, è ricco di memoria. Il gruppo di Piero Angela è venuto qui dietro il Molise e ha fatto a Pietraroia l'ascensore degli anni, 112 milioni di anni. Noi di qua abbiamo più o meno la stessa età di Pietraroia. Questi che ho portato, donato, sono i coralli del Matese. Hanno 80-90 milioni di anni, poi te ne regalo uno, così rimaniamo amici col corallo. Perché dalle due parti io ho preso una foglia, la selva nera, noi siamo girandoloni, abbiamo chiesto ai gendarmi se potevamo, siccome eravamo da rudere, ha detto non preoccupatevi, mia moglie parla tedesco, e ce l'ho qua. Però io ti voglio restituire una cosa del Molise. Il nonno del corallo non aveva 100 anni, aveva 100 milioni, 80, 90, fino ai 100. Poi abbiamo pure quelle belle cose che sono le ammoniti in questa terra, che sono l'antenato del sommergibile. Quindi la Germania non ha inventato nulla, è la natura che ha inventato come si scende e si sale nell'acqua. Tu hai portato in Germania ricchezza, cioè il lavoro della pietra. Molti dei nostri emigranti, guardia fiera, altri paesi, hanno portato scalpellini in tutto il mondo, in Australia, negli Stati Uniti, e hanno fatto opere stupende con le mani. Adesso abbiamo ancora un artigiano della pietra, Fesco Pennatano, che fa delle cose meravigliose. Ecco, noi non dovremmo parlare con questo, dovremmo parlare con le opere. Bene, i nostri rappresentanti delle istituzioni dovrebbero portare in giro per il mondo ciò che hanno fatto i molisani. Adesso vi cito mia mamma, come donato, magra, fino a 90 anni, saliva sui bianchi di ulivo. Mia mamma, 90 anni. Dico: mamma, ma hai due figli, che bisogno c'è di romperti la... E dice: io te lo faccio per loro. Era un atleta come Donato, magra magra, muscoli forti. Poi purtroppo gli ultimi 10 anni, che è arrivato a 100 anni, li ha trascorsi con un problema della parola. Però ci ha sempre fatto vedere, non detto, perché parlava poco, ci ha sempre fatto vedere che col lavoro e l'educazione soda si raggiungono tutti i risultati. Allora io voglio tornare a questi colleghi che hanno dato al Molise tantissimo, e poi non vi trattengo più perché siete stanchi e quindi non devo. Questi colleghi, uno con l'arte, Carano, ci ha insegnato che a quella della crisi c'è l'ultima cena di Gaia, poi ci ha detto che nel 700 facevano cose meravigliose in questo territorio, e il buon Elio Fatica
maestro, insegnava a scuola con un brevetto che lui aveva realizzato con degli strumenti di vecchi macchinari per la barba. Siccome era molto creativo, aveva creato un brevetto per insegnare le stagioni ai bambini a scuola. Però poi la Gervina, con la geografia, il nostro centenario fatica, e non ha più potuto insegnare geografia, perché i politici, le istituzioni, tolgono tutto ciò che è di buono per far sì che le eccellenze vengano mortificate. Bene, il Molise aveva dei salti di tizio che sono come donati, invece di scalpellinare mettevano i punti. I Molise hanno portato ricchezza, hanno portato posti di lavoro, le istituzioni hanno fatto fallire i salti, che era una grande industria per noi. A Boiano, come mia nonna, sapevano allevare i polli, avevano tirato su un'attività per dare da mangiare agli italiani con i polli. Le istituzioni, i politici, quelli brutti, hanno fatto finire questa bella attività. Allora consegniamo al papà questa meraviglia di corallo, lo diamo al figliolo che è qui vicino a me, e al nipote, tre generazioni. Ho portato una ludista, vieni qua, scusa che ti... La ludista è cugina del corallo. Allora, il nonno avrà il corallo del Matese e tu la ludista. Questa nuotava, però non poteva andare in giro, era vincolata sul fondo. Loro ci hanno insegnato, con l'età calate, che l'educazione per i figli ci vuole. Questi insegnavano ai figli a non andare in discoteca, sempre fermi perché non potevano scappare. Mangiavano aprendo l'opercolo superiore e entravano di pronto. Ludista, non te l'ho scritto, però te la do col cuore. Terza generazione di un grande... Grazie. No, no. La ringrazio. Grazie. Io chiudo qua, però prima volevo ringraziare di cuore Carmine Lucarelli e tutti i tuoi colleghi. Intorno a questa nobile associazione, perché per fare quello che abbiamo fatto oggi, quello che hanno fatto per la seconda, quella per la prima edizione, ci vuole una sinergia abbastanza rilevante, e Carmine ci ha sempre creduto, quindi evviva Corinna Kiesel, grazie direttamente dalla Germania. Come ti chiami? Luca, allora Luca, vieni qua. Allora, vediamo il gesso. Il gesso, Luca, è figlio di questa terra, è nel Diferno, è venuto alla Saint-Convent e dà lavoro a 100 famiglie, è figlio dell'acqua marina che si è evaporata 5 milioni di anni fa. Te lo do col cuore. Tuo cugino invece è la ludista, fratello. E i ragazzi a scuola volevano sempre parlare di ludisti, però loro pensavano ai campi, e allora quando li portavano al campo va bene, io chiudo davvero. Donato, questo è selva nera, è una fogliolina, e però questa non te la do, me la tengo io. Quindi c'ho un po' di quello dove tu hai vissuto per tanti anni, ok?